È forse una delle figure più importanti del cantiere il turista, perché tutto ruota intorno a lui. Il turista oggigiorno ha la funzione di movimentazione dei materiali, no? Sempre in sicurezza. Di solito devo far lavorare 70-80 persone e cercare di movimentare il materiale in maniera anche in sicurezza, ma anche darci sotto. Deve essere una persona precisa, deve essere una persona attenta, deve essere una persona istruita. Posata, riflessiva e non impulsiva, perché può creare dei problemi. Questo va fatto tutto quanto ragionandoci. Io ho molta pazienza con tutti quanti, io ho un buon rapporto con tutti, ma dal primo, dal direttore che era il matto dell'acqua, al geometra montato, o all'ultimo dei manovali. Noi oggi quelli che abbiamo è tutta gente che abbiamo formato internamente, noi, nonché con l'aiuto appunto del CIPET barra altri enti, nonché gli stessi produttori dei mezzi che ci consentono di fare corsi e formazione, e quindi li conosciamo benissimo. Prendere un altro ovviamente da fuori, se dovesse avere un patentino, sarebbe già una buona base. Io ho fatto un percorso formativo sempre esclusivamente in cantiere. Oggi ho un patentino preso poi al CIPET, ma io ho il quarto livello, sono il quarto livello. Sono quasi 13 anni che svolgo questo lavoro. Del resto mi piace il mio lavoro che sto facendo. Io sono operatore di macchine in movimento terra, gru, un po' di tutto in genere. Ho iniziato con l'escavatore, piano piano, poi sono andato sul rullo, poi sulla pala gommata, poi ho iniziato piano piano sui merli, gru, tutte queste cose qua, via. La gru è una cosa un po' più particolare, perché devi essere molto più concentrato, essere piazzato bene, già in un certo, devi essere un po' più responsabile del mezzo, via. La formazione è sicuramente utile, anzi indispensabile. Imparare un pochettino sulla gru, ci sono stato quasi 2 anni per fare esperienza così insieme sempre a un operatore. Gli addetti sono una persona addetta allo scarico delle attrezzature e invece un addetto alla movimentazione, quindi un operatore vero e proprio. Sono 2 persone che ovviamente devono essere complementari una con l'altra. Uno solo che dà i comandi ha sempre gesti, alza, bassa, spostati. Nello spostamento il gruista deve stare molto attento, guardare il manovratore, quindi qui ti dà i segnali. Il manovratore ti deve dire tutti i movimenti che devi fare all'interno, perché te sei lì a guardare da sopra, sei molto alto, vedi. È come vedere un prato, vedi tutto in piano. Poi una volta che c'è sotto il manovratore che ti dice vieni giù, alzati, spostati 20 cm, tu sai regolarti all'interno, ti sposti e cerchi di non far male a nessuno. Tra di loro deve esserci affiatamento, ovviamente come ho detto fiducia, perché è un lavoro delicato. Si lavora solo in squadra, ma è quello che non... è un po' come il calcio, no? Sì, ci sarà il fuori classe, però se non c'è la squadra dietro. Il gruista oggi può stare sia sulla cabina sopra, se necessario, oppure sta a terra con un manipolatore che è radio trasmesso, in poche parole, come un banalissimo cellulare, trasmette dati, riceve, funziona così. Con i manipolatori riesce a fare anche 7-8 manovre, anche 10 puoi farne. È un joystick che con la mano destra si fanno alcune funzioni, con la sinistra altre, coordini, usi solo le mani, non usi i piedi. Sì, a volte i ragazzi mi prendono in giro perché dice ma qualche volta vai anche a giochi ancora a casa la play. No, non gioco la play, non ho voglia di stare davanti al televisore. Lì sei al caldo, si può dire, sei sempre chiuso, se c'è l'escavatore c'è la tua radio, stai da Dio, è peggio è meglio di andare in ufficio, meglio, perché almeno vedi sempre nella natura, c'è destra e sinistra. Nel cantiere è vero, il gruista è un perno un po' più importante degli altri. Ma devi essere sensibile, devi avere un corpo unico con la gru. Quando tu usi una gru devi sapere che è come se fosse una bella donna.